breve video. Vi spiegherò alla fine il motivo. Ehi, scopriamone alcune. La pacifica accettazione universale è impossibile nel caso degli eretici. I legittimisti di Bergoglio, come Papa Cattolico, presentano l'argomento della pacifica accettazione universale, che significa: poiché la stragrande maggioranza non si lamenta di Bergoglio, allora questi sarebbe un Papa Cattolico anche in presenza di molti dubbi su questo punto. Ma questo significa fare i conti senza l'oste, senza Dio. Perché il primo a dover approvare un Papa è Gesù Cristo. Senza la sua approvazione non ha valore alcuna pacifica accettazione universale da parte degli uomini. E in Gesù Cristo non esiste un Vangelo a metà. Infatti, se Bergoglio non avesse commesso eresie, come Amoris Laetitia, il documento di Abu Dhabi, la Pachamama, lo sciamano canadese, Fiducia Supplicans, allora si poteva anche accettare che se sul piano formale Bergoglio non fosse papa, tuttavia sul piano sostanziale si comportava come i veri papi precedenti. Solo in questo caso si sarebbe potuto affermare di fronte a Dio di un papa adottato dalla Chiesa per pacifica accettazione universale. Invece è avvenuto tutto il contrario. Proprio lui, Bergoglio, che è un papa dubbio, avrebbe dovuto essere irreprensibile nella fede più di tutti i papi del Novecento. Invece, nonostante questa evidenza, la maggioranza dei critici di Bergoglio lo soccorrono nella sua legittimità con la contraddittoria applicazione ad un eretico della pacifica accettazione universale. Sono fuori di testa. E adesso vediamo il motivo. Le eresie di Bergoglio svelano la grande eresia della Chiesa. Le gravi eresie di Bergoglio mettono in luce la vera, grande eresia di tutta la Chiesa, che è l'indifferenza a Gesù Cristo. Infatti, chi sono coloro che fanno parte di questa stragrande maggioranza che accetta Bergoglio come Papa Cattolico per pacifica accettazione universale? Sono fedeli, clero, vescovi, cardinali, tutti indifferenti a Gesù Cristo. Cioè, a questi non importa niente di ciò che ha detto e fatto Gesù Cristo. Non importa niente che egli sia il padrone di tutto, il proprietario di ogni cosa, visibile e invisibile. Per cui è logico che questi indifferenti a Gesù Cristo siano pure indifferenti alle eresie di Bergoglio. In realtà la loro non è pacifica accettazione universale di Bergoglio. No, la loro è pacifica indifferenza universale verso Dio, verso Bergoglio, verso qualunque cosa spirituale che richieda serietà. D'altronde, Benedetto XVI aveva o non aveva fatto l'anno della fede? Visto? I conti tornano. La fede è svanita per indifferenza. Luca 18:8. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Sì, nel 5,
10% della popolazione. Quelli della Fraternità San Pio X, i più contraddittori di tutti. Ci sono esponenti della Fraternità San Pio X che legittimano Bergoglio come Papa cattolico attraverso la pacifica accettazione universale. È molto strano perché questa fraternità rifiuta il Concilio Vaticano II. Eppure sono ben 60 anni che esiste una pacifica accettazione universale del Concilio Vaticano II. Per quale motivo non accettano il Concilio Vaticano II e invece Bergoglio sì? È l'ennesima dimostrazione che quelli della Fraternità San Pio X strumentalizzano, utilizzano qualunque argomento per esagerare la loro predicazione di una Chiesa cattolica brutta, sporca e cattiva, in modo che i buoni fedeli cattolici lascino la Chiesa cattolica e frequentino la loro fraternità, così onesta, sincera e corretta verso di loro. Agli interessi di questa fraternità conviene molto di più un Bergoglio Papa cattolico eretico, magari anche super eretico, anziché Benedetto XVI Papa cattolico santo, che aveva pure annullato le scomuniche ai vescovi di questa fraternità. Ed è per questo anche che loro dipingono Benedetto XVI come modernista, complicato, contorto, eccetera, eccetera. I conti tornano. Il loro messaggio è: caro fedele, non ti piace la Chiesa cattolica? Allora cerca qualcosa che segua il vero magistero della Chiesa cattolica. Attenzione! Fanno sempre i conti senza l'oste. In Dio c'è solo la sua Chiesa. Guai ai gruppi farisaici perfetti che non agiscono per la sua Chiesa. Fine dell'argomento pacifica accettazione universale. Cambiamento della mia situazione. Purtroppo la malattia ha bussato alla mia casa. Devo accudire i miei due genitori. Spesa, cucina, pulizia, allettamento. Pertanto i miei video saranno più diradati nel tempo. Il terzo video sul messaggio di Bergoglio al World Economic Forum è in corso di montaggio. È in questi casi che a coloro che fossero interessati sarebbe utile la campanella di YouTube. Solo che per le sue logiche commerciali non so come YouTube la amministrerà nel corso del tempo. Ci vediamo quando sarà.